Buongiorno, buongiorno ragazzi. La connessione non è un granché, vedo. Buongiorno Tita, buongiorno Tartufo Nero. Buongiorno Angelina, bistrò. Niente piscina oggi per nessuno, motivo per cui sono online. Buongiorno anche ai ragazzi che si stanno connettendo su TikTok. Buongiorno Giorgia. E buongiorno Maria Chiara. Allora, se avete delle domande da farmi, il box delle domande è aperto su Instagram, quindi potete scriverle lì. Inizio a ricevere spesso delle domande che si ripetono, a cui ho già risposto più e più volte. Non è che non voglio darvi risposte, è che ogni tanto veramente cambiare. Fa piacere anche a me. Quindi, se non vi sto rispondendo, avete scritto qualcosa su Instagram nel box, provate a fare una ricerca con gli hashtag che magari salta fuori qualche cosa che vi può essere di interesse. Per ora sono qua con voi per una mezz'oretta circa. Sono in attesa di ricevere in realtà un messaggio per poter continuare a lavorare e per mezz'ora potete farmi delle domande. Cercherò di darvi delle risposte. Sappiate che non a tutto si può rispondere, nel senso che se mi chiedete una modifica comportamentale online senza neanche aver visto il cane, sarà dura esservi di aiuto. Domanda per i ragazzi su Instagram: si sente bene? Punto di domanda. Credo di sì perché siete abbastanza numerosi e quando si sente male scappano tutti, però se mi date la conferma preferisco. Abbiamo la prima domanda su TikTok. Il mio cane abbaia sempre al citofono. Come farlo calmare? Allora, so che sembra una battuta, ma il primo step, se sei alla disperazione, è letterale, stacca il citofono, cioè proprio togli l'audio dal citofono e da lì riparti con la riabituazione. Un trucco può essere: prendi un tuo amico o un tuo familiare, caccialo fuori casa e digli di attaccarsi al citofono come non esistesse un domani. E tu cerca di fare in modo di ridurre al massimo la risposta del cane. Lui abbaierà e lo sappiamo, quindi non farlo alle 6 del mattino della domenica perché i vicini magari ti danno fuoco a casa. Però fallo un pomeriggio in cui hai avvisato che per un po' il cane abbaierà. Tu rimani accanto al cane e fai la pianta. Cosa fanno le piante? Niente. Le piante non fanno niente, non parlano e non si muovono. Nell'istante in cui il tuo cane si gira a guardarti come dire: oh, ma non senti che abbaio, non stai reagendo, gli puoi dare un bravo e un qualunque tipo di rinforzo positivo. In quel momento potrebbe partire nuovamente l'abbaio, ma tu non hai premiato l'abbaio, hai premiato quel breve istante di pausa silenziosa. Se questo piccolo allenamento riuscite a farlo nel modo corretto, è un buon modo per togliervi dalle scatole il problema del campanello. Terzo trucco, un po' forse più macchinoso, ma chi ha le case con domotica e i nuovi campanelli, cambiate il suono, letterale, cambiate il suono del campanello e fate in modo che non si ricrei subito quell'associazione. Quindi uno di voi va fuori, suona il campanello, il cane non ha idea di che cosa sia quel suono e qualcuno in casa lo rinforza. Perché? Perché è così e non esce, non entra e non esce nessuno dalla porta, fino a che il cane dice: vabbè, era un suono pacifico. A quel punto dovreste poter utilizzare il campanello come si deve con qualcuno che compare. Perché abbaiano? Perché c'è l'eccitazione del suona il campanello predittivo che torna il mio padrone a casa e yuhu, e vanno fuori di testa. Lo insegniamo noi, eh? Quindi cercate di spezzare tutta la catena. Si può fare, è un lavoraccio, più che altro un lavoraccio per i vostri nervi, però è fattibile. Torno a guardare le domande. Osti, anche su Instagram state diventando tanti. Sì, si sente bene. Bene. Cosa fai per il colpo di calore? Lo evito come la peste, quindi non si esce quando fa troppo caldo, attenzione ai brachicefali, le uscite per la pipì sono brevi e non dovrebbero mettere in crisi nessuno. Certo che se io ho un cane anziano, brachicefalo, magari metto in atto tutta una serie di procedure molto più attente, però per il colpo di calore io cerco di stare alla larga, quindi quando mi si chiede che attività gli faccio fare d'estate, nessuna.
Nessuna. Cioè, se il cane ha un buon equilibrio, non è quella mezza giornata in cui dorme che va a creare dei problemi. Se non ha un equilibrio, quindi non ha una sua routine, non ha una passeggiata, non ha una vita, intendiamoci, allora sì, è un problema. Ciao Drago, Adrian. Si sente benissimo? Bene. Ok, pettorina d'H o Y per un cocker cucciolo? Non ne ho idea, anche se in realtà non so bene cosa tu intenda per Y. Io preferisco quella ad Y, ma in Italia non le vendono. Quindi mi sa che stai intendendo quelle a triangolo e quelle no, non mi piacciono perché impongono di toccare le zampe del cane, non mi piacciono a me. Ma ammetto che alcuni cani le indossano veramente bene. Non esiste il prodotto, esiste qualcosa che va bene per voi, è comodo per il cane, non gli fa del male ed è sicuro perché non si tirano fuori, ok. Quindi valutate più prodotti e cercate di guardare quello che c'è. L'importante è sicurezza e che non gli faccia del male. Anche il collare va bene, un collare a fettuccia, comodo, è la cosa più veloce. Ultimamente sto usando solo il collare con Obi perché non ho idea di dove è finita la sua pettorina. In realtà sono molto distratta. Secondo lei, mamma mia, posso cominciare un percorso di utilità difesa col mio cane di 4 anni o è grande? Dipende dalle competenze che ha dietro e da chi è il figurante a cui tu ti vai a rapportare, perché se tu vai dal figurante dove sono andata io con un cucciolo di 7 mesi che tra l'altro ha una bocca spettacolare, che ti riempie di insulti solo perché il cane è bravo e tu sei un impedito, ecco, forse non è quello l'approccio migliore. Se viceversa tu sei molto bravo, ma il cane è un impedito e ti insacca di insulti il cane, anche quello non è un grande approccio. Devi fare i mondiali? Forse un po' tardi. Vuoi divertirti col tuo cane? Ma ben venga. Quindi. Obi è castrato? No, Obi è intero. Come stai? Accaldata e un po' arrabbiata perché oggi dovevo fare praticamente piscina tutto il giorno. Tuoni, fulmini, saette. Cioè, non ne imbrocco una quest'anno con la piscina. E se il cane in un tratto in particolare già tira di su perché cucciola husky, c'è un tratto che tira tantissimo, per me è obbligatorio passarci perché ci abita mia mamma e lì ci sono molti gatti. E se tu mi dici che dietro di me c'è un palazzo che sta andando a fuoco e l'unica chance che io ho è di fare un triplo mortale in avanti, muoio. Muoio perché non sono fisicamente pronta a farlo, quindi trova un'alternativa o accetta il fatto che il cane non sia pronto a dare una risposta corretta. Vai in gestione, allunga il passo, cerca di minimizzare l'impronta anche proprio cognitiva sul cane, oltre che emotiva, e fai del tuo meglio per mettere i mattoncini che mancano. Però io quando un cane non ha una determinata capacità, non gli chiedo di tirarla fuori perché, se le, come si dice nel mio dialetto, se le mia bun, le mia bun e può solo sbagliare e noi impariamo a fare quello che facciamo. Quindi, più io induco in errore il cane, più rischio di insegnare l'errore. Quindi, attenzione. Torno su TikTok. Lascia stare, da me è venuto giù il mondo, sì, alberi, grandine, sì. No, qui grandine grave no, però le secchiate di acqua, sì, tra l'altro sempre con gli stessi cani. Non so se sono io o questi cani che li attirano. Il bassotto, cucciolo di 3 mesi della mia amica, in passeggiata mette tutto in bocca. Come cambiare questo comportamento? Informando le persone che i cuccioli mettono tutto in bocca. Il cucciolo non cambierà la sua natura, dovreste informarvi prima di prendere i cuccioli, non dopo, prima. Perché è normale che un cucciolo esplori il mondo con la bocca e più noi cerchiamo di impedirgli di farle, più facciamo diventare un problema. Soprattutto con cani con un'alta propensione all'uso della bocca, sto pensando ai retriever e ai pastori. Il bassotto è una via di mezzo, però so zucconi e se decidono che una roba la devono fare e te gli dici di no troppe volte, ragazzi, la pagate. Questo è il consiglio. So che non era quello che volevi sentirti dire. Il mio cane ogni volta che esco di casa si agita così tanto che a volte mi tira i pantaloni, ci può stare. Obi, quando io esco dal cancello, fa un abbaio folle per circa
2 minuti, ma è una roba ad un volume pazzesco, perché esprime, uno, il suo dissenso di non venire con me, la sua frustrazione di non venire con me, la disperazione di non venire con me e vedere che magari resta anche a casa da solo. Dura davvero meno di 2 minuti d'orologio. Ci sta, lui esprime l'emozione in questo modo, dà un po' fastidio magari ai vicini se io esco in orari strani, però è gestibile, anche perché poi prende, torna e va a farsi i cavoli suoi. Come faccio a saperlo? L'ho controllato sia in persona, mi sono nascosta in giro e ho fatto il ninja, e poi con delle telecamere, quindi so che è un comportamento che onestamente non conviene modificare, perché le emozioni si possono solo provare ed esprimere. Lui la esprime in questo modo? Sì. È un problema per qualcuno? Fa un po' di rumore. I cani abbaiano. Cerca di trovare magari qualcosa da fargli masticare che non siano i tuoi pantaloni, perché se poi d'estate non li hai su, sotto c'è il polpaccio, quindi occhio. Esiste la capacità nel cane di aumentare l'autocontrollo? Cosa pensi di alcuni esercizi come Doggy Zen? Allora, Doggy Zen lo conosco poco, anche perché è più che altro un nome che viene usato per un po' troppe cose, quindi dovremmo capire cosa intendi tu per Doggy Zen e cosa intendo io. Di sicuro la capacità nei mammiferi superiori di imparare a gestire le proprie emozioni c'è. Si chiama anche percorso proprio di educazione. Io spesso ai miei clienti dico: guardate che la cosa su cui dovete puntare non è tanto l'addestramento, i comandi che potete insegnare anche quando letteralmente sono cani anziani, ma il fatto di essere focalizzati sul pezzo, non perdere il controllo proprio perché è in balia delle emozioni. Questa è educazione e qualcosa si può fare. Non è sempre lineare, alcuni esercizi sembrano non avere veramente nulla a che fare con quello che si fa. Oggi ho fatto fare dei gradini in un determinato modo a un cucciolo di poco più di 2 mesi di pastore tedesco e ho spiegato al proprietario che quello è qualcosa che aiuterà il cane a capire che ha quattro zampe, focalizzarsi, non lanciarsi ovunque dove vede, dove vuole, dove fa, ma usare un minimo di cervello. Altro non è che controllo delle emozioni, autocontrollo. E quindi sì, si può fare, bisogna saperlo fare. E non so tanto bene chi a questo punto lo sa, vedo cose online allucinanti. Come comportarsi quando il cane di un vicino scappa dal cancello, ringhia, abbaia, avvisa il vicino e se il vicino non prende atto del sistemare questa cosa, insegnando al suo cane uno a non uscire perché potrebbe finire sotto la macchina, farsi del male lui, fare del male a qualcuno che passa, che ne so, in moto, in bici, attivati con la polizia, perché la polizia locale si fanno necessariamente carico di queste situazioni perché la responsabilità poi diventa anche del sindaco. Io ho fatto un esposto, tu non hai fatto niente, qualcuno si è fatto male, il sindaco ci va di mezzo. Questo ogni tanto non viene saputo, ma queste cose vanno sapute. Però ecco, insegniamo ai nostri cani a non uscire dal cancello. In realtà è un comando abbastanza semplice. Ci sono dei cani su cui è faticoso, ma la maggioranza ce la può fare anche senza grandi ore e ore e ore di lezione. Certo, dobbiamo sapere come si fa e costruirlo. Come posso insegnare alla mia cagnolina di 10 mesi a stare a casa da sola? Iniziando 8 mesi fa. 8 mesi fa avresti dovuto mettere delle piccole abitudini di non seguirmi nel bagno, non seguirmi in tutte le stanze dove vado. Ogni tanto esco a fare una commissione, esco, bevo il caffè, ritorno 10 minuti, un quarto d'ora, fino ad arrivare alla mezz'ora, mezz'ora, un'ora e così via. Se adesso a 10 mesi non sa stare da sola a casa, fai mea culpa, proprio ti frusti così, contatti un professionista e spero che sia in grado di aiutarti, perché certe cose vanno insegnate gradatamente, ma da subito, perché non farlo è foriero di grossi problemi. Anna scrive: posso chiederti se consigli di sterilizzare la cagnolina se non fai fare cuccioli? Non ha alcun senso. Io posso avere un cane intero e non fa ovvia intero e non farà mai cuccioli. Punto. La mia vecchia pastora era intera e non ho mai avuto intenzione di fargli fare una cucciolata. Il fatto di sterilizzare un animale in parte è per evitare il rischio di gravidanze
sgradite, però attenzione, sono cani, hanno 2 calorie all'anno. Quanta fatica devo fare per gestire correttamente per 3, 4 settimane all'anno un cane? Cioè, non sono in grado di fare questo? Non sono in grado di avere un cane. Quindi anche queste associazioni di volontariato che mettono questa sorta di imposizione di sterilizzare e castrare i cani non ha molto senso, è che non si fidano di come li gestite. Quindi, se è solo per il controllo delle nascite, evita la monta. Hai un maschio in casa? Uno, potevi pensarci prima. Due, potresti valutare la castrazione anche temporanea del maschio nel periodo in cui la femmina va in calore. Però sono tutte valutazioni che vanno fatte in base all'individuo, perché su alcuni individui conviene valutare una castrazione, una sterilizzazione, ma proprio per aumentare il benessere di quell'animale. Ma io, senza sapere come è fatto il tuo cane, non ne ho la più pallida idea, e non è una valutazione semplice. In queste situazioni io consiglio di sentire il veterinario, perché ha il punto di vista medico, e l'esperto di modifica comportamentale, perché ha il punto di vista comportamentale. Volete fare una sola valutazione? Andate da un veterinario comportamentalista che racchiude le competenze di entrambe le professioni. Però non è così facile ottenere una risposta sharp, diretta. In questo caso, sicuramente sterilizzare e castrare non mi capita spesso di né dirlo né di sentirlo dire, perché non è facile, non è così lineare. So che tanti la buttano giù come le pastigliette della Tic Tac. Ecco, non è un Tic Tac, è un po' più complicato. Ragazzi, mi sono partite un sacco di domande sia su TikTok che su Instagram. Se non vi sto per rispondere, provate a riscrivere, chiedo scusa, ma non riesco a tornare indietro. A me hanno imposto la sterilizzazione al canile. Sì, tu digli di sì, una volta che poi il cane è intestato a te, legalmente voglio vedere come te lo impongono. A me è una imposizione che fa arrabbiare, perché diffidano effettivamente delle persone che siete voi. Onestamente, se ne fregano di quello che è il benessere del cane, perché come possono imporre al 100% dei cani che vengono adottati questo tipo di operazione? Come si fa? Ci sono anche dei rischi a livello medico, oltre che a livello comportamentale. Quindi a me queste posizioni così da tanto basta l'amore, no, cioè l'amore è fatto in un modo diverso. L'amore segue anche la competenza, la coerenza, e lì ce n'è poca. So che lo dicono e io rido tutte le volte che lo sento dire. Noi abbiamo fatto così: obbligo di castrazione, ci siamo fatti intestare il cane, rimarrà intero. Non prendetela come posizione. Perché a volte, lo ripeto, può essere una buona idea castrare barra sterilizzare. È una valutazione molto complicata. Non esiste il sempre sì e non esiste il sempre no. Ho visto veterinari tirarsi le sedie dai convegni perché litigavano fra di loro su quello che era il punto di vista medico, e la medicina è molto più facile da misurare che non l'area comportamentale. Quindi, se persino sul punto di vista medico, proprio del benessere fisico dell'animale, non c'è una linea unica, figuratevi poi su tutto ciò che è comportamento. Il mio cane fa i bisogni mattina e sera. È pericoloso tenere i bisogni così tanto tempo, 12 ore? Più che pericoloso, lo eviterei, perché nel lungo periodo tanto sano non è. E poi, se esce solo 2 volte al giorno, è comunque una vita un po' così. È vero che fuori ci sono 1.000 milioni di gradi, alcuni cani ti guardano come dire no, ti prego, non c'ho voglia, però insegnategli un comando pipì, uscite 3 minuti, fa la pipì, una annusatina e si torna dentro. Ma quello spezzare la giornata ha imposto di metto il collare, ti metto il guinzaglio, andiamo fuori, fai la pipì, prendo il ritorno dentro, ritolgo il collare, ritolgo il guinzaglio, ci rimettiamo a posto, e la giornata già ha avuto un guizzo di colore. Quindi sì, dal punto di vista fisiologico lo sconsiglierei, ma anche proprio di vita. Vi ricordate nel lockdown quanto ci massacravamo le scatole a stare in casa? Ecco, non condannate a quella vita i cani, perché poi mi arrivano i messaggi. Mi è arrivato un messaggio vocale da una signora che ha un cucciolo misto di Husky CLC che crea dei problemi, se li mangia praticamente, se li mangia. E io posso non in imbarazzo, perché
cerco di dare tutta una serie di consigli, ma loro seguono la parte che gli fa comodo e la parte dove li metto in crisi, quindi il cane non può vivere nel box, non può stare separato da voi 20 ore al giorno e poi vedervi ogni tanto senza interagire, perché io ti apro dal box, ma devo fare, devo andare, non posso stare qua con te. Questo sclera e ogni tanto gli dà delle pinzate. Ripeto, è un cucciolo di CLC. I CLC prima mordono, dopo pensano e sono in difficoltà. Io come li posso aiutare se non ribadendo che prima c'è una base di benessere per l'animale e poi si sale con le richieste? Ma qui manca proprio la base di benessere. Cercate di capire se il vostro animale ha una buona base, siete già a buon punto, e poi potete mettere più richieste, l'addestramento o anche chiedere magari qualche ora in più al giorno da solo, ma tutta la cornice è top e non è sempre così, quindi è un po' una questione anche di equilibri. Cucciola, fa la pipì solo sotto casa, ci sta. Passeggiate lunghissime non portano a nulla, è normale, sì, imparerà col tempo, sì, già sono contenta per te che non te se la porta a casa. Di solito i cuccioli cercano, appena hanno un minimo di controllo degli sfinteri, di trattenerla il più possibile per farla in casa e la gente si incazza. Però è normale, eh? So che sei una cinofila, ma posso chiederti dei consigli per convincere i miei a prendermi un cane? No, no, e anzi, posso consigliarti di fare una consulenza pre-adozione, però sappi che se le tempistiche della vostra famiglia, le esigenze della vostra famiglia e quello che tu potrai offrire al cane non arriva a una quota di benessere, quello che ho appena detto, io farò tutto quello che è mio potere per fare in modo che i tuoi non ti prendano un cane, perché non solo non saresti contenta te, ma sarebbe molto scontento tua madre, tuo padre, tutti quelli che vi vivono accanto e soprattutto il cane, che prima o poi andrà o riaccasato o gestito in un modo che non va bene. Quindi potete farlo, però la risposta che io ti do potrebbe non essere quella che desideri. Una curiosità: il mio cane, prima di iniziare il pasto, prende i croccantini e li porta al suo posto per poi tornare alla ciotola e continuare il pasto. Lo faceva anche la mia vecchiettina e gliel'ho lasciato sempre fare. Ogni tanto tirava in giro della roba, mangiava quello che c'era nella ciotola e poi tornava a mangiare quello che c'era in giro. Del resto, la ciotola è una convenzione umana. Ai cani di avere la ciotola non gliene può fregare di meno, anzi, alcuni esercizi che faccio fare prevedono proprio che la ciotola non esista. Fai una valutazione che magari puoi provare a proporre il pasto del tuo cane in situazioni un po' differenti. Non vuoi farlo mangiare per terra perché hai paura di insegnargli a mangiare per terra? Lo sanno già fare, li abbiamo selezionati noi per 35.000 anni a mangiare spazzatura in giro per i nostri villaggi, quindi tranquilli, non è un giochino che glielo insegna, ce l'hanno già proprio spiaccicato qua, perché quelli che non pulivano i villaggi non li facevamo riprodurre tutto qui. Non vuoi questo rischio? Usa un oggetto particolare, è una tinozza molto grande, la placca del forno, uno scatolone e butta lì le crocchette, magari nascoste con degli altri oggetti, tipo la bottiglia di plastica, quattro palline in giro, in modo che faccia un po' di ricerca anche olfattiva. È un buon trucco. Il mio cane Shiba di 10 mesi non finisce mai il cibo nella ciotola. Questione di gusti, in genere tolgo la ciotola dopo 10 minuti. Forse ha mangiato a sufficienza, anche perché con il caldo riducono comunque la quantità di cibo. Poi gli Shiba sono estremamente picky e choosy, cioè io so bello e in quanto bello, cioè, basta, io devo essere bello. Loro sono belli e hanno finito di fare quello che devono. Controlla che non vada sottopeso, però se il cane sta bene, non star troppo lì a preoccuparti. Io la ciotola, non, sì, la lascio giù anche di più, tanto dopo 7 secondi è praticamente lucida e quindi vado a riprenderla, poi alla sera la lavo e la riempio di nuovo. Però, cosa ne pensi della pettorina della Juslius? A me non fanno impazzire, alcuni cani le vestono bene. In tanti me l'hanno sconsigliata. A me non troppo rigida, poi è qua davanti che blocca, cioè quelle tipo svedese proprio come struttura. Anche no, ci sono un miliardo di pettorine, valutatene una che lascia l'articolazione aperta, così quelli che sono contro le pettorine non vi possono neanche rompere i maroni dicendovi: ah, blocchi l'articolazione. No, prendine una che la lascia libera e quelli non hanno niente da dire. Come rafforzare la relazione col proprio cane, come rafforzare la relazione con i tuoi amici, frequentandoli, rispettandoli,
cercando di dargli quello che gli serve, visto che il cane dipende da te, i tuoi amici spero di no, ma il tuo cane sì, quindi mettete una buona base di rispetto delle esigenze anche di questo animale e piano piano cercate di conoscerlo. Oggi in passeggiata con un cucciolo gli ho cambiato il guinzaglio perché loro sono arrivati col guinzaglietto, proprio quello da legge, quello corto, e io gli ho detto: ma dove pensi di andare? Sto cucciolo deve poter fare un po' ping pong avanti e indietro, andiamo in una zona isolata dove nessuno ti grida dietro, perché il cane ha il guinzaglio troppo lungo per legge, in zona urbana 1,50 m non ha nessun senso dal punto di vista etologico, quella è una legge di pseudo buonsenso perché rende i cani più reattivi in realtà, e quindi l'ha scritta uno che di cani non ne capisce assolutamente nulla perché non mette al sicuro né i cani né le persone, ma altro discorso. Torniamo al rapporto. Io cosa ho dato a questo proprietario? Uno strumento che facesse chissà che cosa? No, che permettesse al cane di esplorare un po' di qua, un po' di là. Il proprietario è comunque sicuro, il cane è più tranquillo, probabilmente non imparerà a tirare, e così si costruisce una relazione, ma anche di conoscenza. In questo modo io so che reazioni avrà il cane perché lo vedo. Con un guinzaglio un po' più lungo vedo qual è la risposta istintiva del mio cucciolo e piano piano lo conosco. Quindi ci si frequenta e si cerca di essere più così rispettosi delle esigenze altrui, non solo delle nostre. È possibile sentirle in privato? Sì, magari non a mezzanotte, non a mezzogiorno, non a luna, che ogni tanto ricevo delle telefonate che dico: oh mio Dio, il sabato sera, è sabato sera anche per me. Trovate i miei contatti sul mio sito www.istruzionecinofila.it, compilate il modulo, ma siate, non dico, non mi serve la storia della vostra vita, ma non scrivete solo problema di gestione, perché non so se posso esservi di aiuto e non vorrei confermarvi una consulenza che ha un costo anche importante, perché una consulenza privata con me ha un costo di 65 euro per poi durante la consulenza capire io che non vi posso essere di aiuto. Io mi trovo in difficoltà perché questo per me è lavoro e ci terrei a farlo bene, ma non tutto si può fare online, quindi sono così stupida da dirvi anche prima: guardate, non vi posso essere di aiuto. Oggi mi ha contattato un signore di Lecco per un problema su dei cani che non posso risolvere online. Gli ho detto: se te la senti da Lecco a venire fino a Varese, siete i benvenuti, ma online e senza aver visto i cani non si può fare. Quindi mi volete contattare? Bene, usate il modulo. Tra l'altro in questo istante ho visto che qualcuno l'ha compilato, grazie, poi appena chiudo arrivo a rispondere, però non tutto si può fare in privato, qualcosa sì, qualcosa no. Cosa bisogna fare se in passeggiata col proprio cane al guinzaglio un cane libero ti aggredisce? Domandona. Sul mio canale YouTube, che si chiama, tanto per cambiare, Istruzione Cinofila, c'è una playlist, si chiama Video che vi consiglio di guardare. All'interno di questi video ce n'è uno che dura mezz'ora, è una diretta Zoom fatta tempo fa, in cui io rispondevo alla domanda: è giusto prendere il cane in braccio? In realtà le domande a cui rispondo sono: cosa faccio se mi viene incontro un cane sciolto? Sgancio il mio? Lo tengo legato? Lo prendo in braccio? Mi metto davanti? Mi metto dietro? Faccio mazzinga? Per mezz'ora cerco di analizzare tutte queste situazioni. Non c'è una singola risposta, bisogna sempre valutare chi siete voi, chi è il vostro cane e che intenzioni ha l'altro, perché magari quello che vi viene incontro vuole semplicemente salutarvi e quindi state lì, naso naso, e poi se ne vanno. Però è difficile dare una singola risposta, e chi vi dice è sempre sbagliato fare questo, oppure: ah, io dovete sganciare, ma di che? Se siete a bordo strada, sganciate il cane e rischiate di mettere in serio pericolo il vostro cane e tutti quelli che sono sulla strada. Cioè, quindi, raga, buon senso, non c'è mai una singola risposta, soprattutto a domande così impegnative. L'altro giorno mi ha firmato una guardia e Kozolov. Oh, caspita, l'altro giorno mi ha fermato la guardia ecozoofila per farmi la multa per la lunghina usata a 1,20 m. Non può. Se tu l'uso del guinzaglio ce l'hai a 1,20 m, in realtà è 1,50 m, non è 1,20 m.
adesso controllo, ma mi sembrava 1,50 m in centro urbano, tu puoi avere anche 50 metri in mano. Infatti i flexi non li hanno tolti dal commercio. Non puoi dare 3, 4, 5, 6 metri al cane in centro urbano, ma che tu abbia in mano molta più corda non è problema. Fai ricorso se ti ha fatto la multa, vai a controllare perché c'è chiaramente scritto nel decreto legge ad uso di 1,50 m. Ma non c'è mica scritto quanto debba essere lungo il guinzaglio. E la prova, proprio definitiva, è che quei cavolo di flexi che io toglierei dal commercio esistono ancora. Quindi, Marta, spero che non ti vengano a rompere i maroni. Certo che venire da Marta ha un bassotto che è un po' reattivo, quindi probabilmente Merlino stava forse un po' abbaiando, però se mi avesse fatto una multa a me, ma finiva a terra con una gomitata in faccia, sangue dal naso, cioè, no, in realtà gli avrei riso in faccia e detto sì, guardi, mi faccia la multa, poi ci vediamo davanti a un giudice, perché, vabbè. Comando pipì è la vita, prima mi prendono in giro, quando lo faccio, eh sì. Allora, il comando difficile, chiedono se è difficile da insegnare. No, è facilissimo. Su TikTok potete scrivere hashtag tagliati per i cani, pipì comando utile, o guardare nella playlist dei comandi utili che ho su TikTok. Vedete uno dei modi in cui si può insegnare. Ve lo dico anche qua nuovamente, è che là lo vedete, qui ve lo posso solo descrivere. Quando il cane la sta già facendo, quindi il vostro cane per i cavoli suoi ha deciso che vuole fare la pipì, voi iniziate a mettere una parola che diventerà poi il vostro comando. Io uso la parola pipì, io dico pipì sia per cacca che per pipì. Alcuni istruttori separano la cacca dalla pipì, io no, io gli dico pipì, 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 ma che bravo la pipì, o oh, che bella la pipì, hai fatto la pipì, oh, che bravo la pipì. Nell'istante in cui il cane finisce, però, smettete di dirlo. Cosa questa tecnica? Semplicemente è il capturing, si cattura un'azione che il cane sta già facendo e gli si mette un'etichettina. Cioè, questa tecnica, so che sembra una follia da 118 e mi portano via con la camicia legata dietro, però è così che si fa. Mentre il cane la sta facendo, mettete la parola che desiderate usare. Dopo qualche ripetizione, il cane farà il matching e potreste spingervi a anticipare la parola sull'azione. Tipicamente, vedete che stanno usando in quel modo un po' interessante. Provate a sparare la parola pipì. Potreste accelerare il fatto che il cane sta facendo la pipì. Una nota: io ho davanti a me Obi che sta dormendo e ho continuato a dire la parola pipì, e per lui è un comando. Ma guardate come dire. Ma sei seria? E ha deciso che no, non stavo parlando con lui, anche perché siamo all'interno, e ben venga il fatto che non ho mai usato una traversina, perché è proprio di fianco alle tende, quindi avrebbe potuto alzare la zampa, farmi la pipì qua davanti e io avrei dovuto darmi della cretina. E non l'ha fatto. Leggono il contesto i cani, confronto, cioè, contrariamente a quello che molti istruttori vi dicono. Sì, guarda il video su YouTube dove spiega come fare. A me avevo insegnato a fare la pipì sui tombini con il Shiba Target, è stato più facile. Problema in auto, sta sempre in piedi, non ha paura, non ha nausea, sta in piedi. Probabilmente perché vuole guardare fuori. Ad alcuni cani piace, alcuni diventano estremamente reattivi. È uno dei motivi per cui anche nel libro Cino Viaggio, che vi consiglio soprattutto se state per partire per le vacanze, eccolo qua ragazzi, Cino Viaggio, spiego perché conviene comunque usare il kennel anche per percorsi brevi. Un cane che sta sempre in piedi in auto, comunque va in iperstimolazione, perché tutto quello che passa via li fa reagire. Vi fermate al semaforo, qualcuno si avvicina alla macchina, ci sta che il cane abbaia. Abbaia oggi, abbaia domani, l'abbaio è autorinforzante, rischiate di mettervi nei guai. Quindi di per sé non è un grosso problema, però io se posso evito di farglielo fare. Cino Viaggio lo trovate in tutte le librerie online. E ho visto che, visto il periodo delle vacanze, ha ricominciato a vendere, e consideratelo un manuale. Ci sono un sacco di informazioni molto, molto, molto pratiche. Tutte quelle che posso dare senza conoscere i vostri cani e senza fare dei danni. Santo Obi, sì, in alcune cose sì. Come controllare la possessività per cibo di un cane Malinois adulto mentre mangia nella ciotola, lasciandolo stare. Cioè, il fatto che un cane
sia possessivo sulla sua ciotola, per me ci sta. Non significa che non si può in alcun modo avvicinarsi, mettere le famose mani nella ciotola, che poi che cazzo andate a mettere le mani? Sarà che Obi mangia la carne, ma mi fa anche schifo un po' l'idea di metterci dentro le mani. Però non è così che io controllo quello che il cane caccia in bocca. Una volta che io ti ho dato la risorsa, in questo caso la ciotola, è tua, ma facci un po' il cavolo che vuoi. È come se a me date il tiramisù e poi cercate di portarmelo via. Ma io vi salto al collo, cioè, e non sono possessiva. Te che sei un rompimaroni a venire qua. Quindi, tornando alla risposta, io personalmente quando c'è una possessività eccessiva su una risorsa, cerco di aumentare la risorsa, letterale. Vai in possessività su una ciotola, dividi il pasto su 5, voglio vederlo come le controlla tutte e 5. Mentre gli dai la prima, metti già giù la seconda, non ha finito la seconda, hai già giù la terza, stai mettendo la quarta e hai già messo la quinta. Non può controllarle tutte, fisicamente non può. E questo tende a un attimo alza la reattività perché mangiano con più foga, ma poi a una certa si rendono conto che ogni volta che tu ti abbassi è per dare e la possessività tende ad abbassarsi. Consiglio comunque di sentire in presenza, questa è una delle cose che non lavoro online, in presenza un esperto di modifica comportamentale, perché ci sono dei cani che tu passi a 20 metri dalla ciotola e ti volano addosso, ma quella non è possessività, quella è una scusa per volarti addosso ed è tutta un'altra faccenda. Quindi attenzione che a volte noi confondiamo un messaggio per un altro solo perché assomiglia a, quindi occhio. Dici che sono utili le ciotole per rallentare la velocità del passo, io le detesto e le trovo estremamente pericolose anche nella fase educativa. Piuttosto preferisco consigliare alle persone di non usare la ciotola, stirare il cibo in giro o usare le placche da forno molto molto grandi per sparpagliare così tanto le crocche che non ce la fanno a fare di idrovola. Ma le ciotole con spuntoni io proprio no, no, non ci piace. L'unico modo giusto che ho visto di usarle è un video ormai molto vecchio. Credo, non ricordo se fosse un Bull Terrier o un Amstaff, non me lo ricordo. So che era un cane bianco, ricordo che era bianco, ecco, non ricordo nient'altro. Ha questa ciotola con gli spuntoni, la prende, la scaraventa in aria, crocchette dappertutto e inizia a mangiare. Ho detto, un genio. Un cane, un genio. Quello per me è l'unico modo di. Infatti non le consiglio, non le uso, non mi piacciono proprio. E quando i veterinari danno con leggerezza questo consiglio pur di rallentare il cane, mi viene il nervoso perché in realtà fanno un danno nel lungo periodo. Ad ognuno il proprio mestiere, io non faccio il veterinario, loro non dovrebbero fare gli istruttori. Annabbaia persone perché hanno insistito a toccarle, ha avuto traumi in passato. Che faccio? Lo tuteli. Lo tuteli e gli fai capire che hai capito che non ha piacere essere toccato e posso toccare il cane? No. Mettiti una museruola attaccata alla cintura, una museruola di queste a cestino che sia compatibile con la misura del tuo cane, non serve al cane, serve per tenere lontana la gente. Vedi qualcuno che si avvicina? Fagli gesto, gli indica come dire: no, è un assassino e ti mangia. E se continuano a proseguire, gli dici: guarda, se ti avvicini, ti ammazzo io. A una certa, andate giù un po' spessi. Però sì, tutelateli, sti cani. Come insegnare a non tirare al guinzaglio una cucciola di 3 mesi? Spero non lo stia già facendo. Usa un guinzaglio lungo, morbido e seguila. A meno che il cane non ti tiri in mezzo alla strada, tu seguila. Se fa un'azione proprio totalmente sbagliata, evita di farti trascinare in una zona che non va bene o di mettere l'associazione fra tensione collare e movimento. L'associazione che dovete creare è esattamente l'opposto. Gli esercizi che si possono fare di solito si fanno in casa o in giardino senza il guinzaglio, proprio perché non voglio fare un'associazione errata, vuoi dargli una pappa alternativa? Caricati la mano di crocchette, non premi, ma la sua pappa, e man mano che ti sta accanto le dai da mangiare, stile pollicino. Le hai già insegnato a starti vicina. Tutto il resto andrebbe visto come risponde il tuo cane, perché alcuni cani tirano perché hanno paura e sono portati in posti non idonei.
tipo fuori casa dove ci sono altri cani che vi abbaiano contro. Non dovresti essere lì, però non so dove sei e quindi i consigli che ti ho appena dato alla peggio non funzionano, ma non fanno un danno, perché ogni tanto sento dei consigli che io dico, mio Dio, se qualcuno lo segue, chissà i danni, e poi ogni tanto arrivano, eh. La museruola non sempre fa da determinante, la gente è tremenda. Beh, è vero, non sempre fa da determinante, però è un buon determinante. Non funziona con i cani piccoli, perché la gente sottovaluta la potenza di un cane piccolo tipo un Jack Russell. Non si rendono conto che già un Jack Russell ti manda in pronto soccorso, perché la gente non, cioè, ha perso un attimo di vista proprio anche la potenza di morso di un cane. Però su cani dagli 8-10 kg in su, di solito questa funziona abbastanza bene, soprattutto se con il vaffanculo lanciati tipo missile terraria, cioè. Fate gli antipatici, fate un po' come me. Ogni tanto mi dicono: ah, ma che modi che hai? Dovresti vedere quando devo tutelare un cane cosa non divento. Io sono nata a 1 metro un puffo, quando io cammino per il paese si apre il Mar Rosso, perché ormai ho praticamente andato a brutte parole ovunque. Qual è la migliore alimentazione da dare a un cane con dermatite? Grazie, quella che ti consiglia il veterinario esperto in nutrizione e magari che ne sa anche di dermatologia. Io sono un istruttore, non dovreste fare queste domande online. Ho appena caricato nel box delle domande di Instagram una domanda su due siti che vendono alimentazione naturale per cani e lì c'è una risposta di come la vedo io su questi siti qua. Del resto, se uno si fa un paiolo così per anni di studi, come si può rispondere uno senza aver visto il cane e due con tre domande, l'età, il peso e l'attività? Cioè, non funziona così, è un po' più complesso di così. È vero che il carattere dei cani si vede verso i 6 mesi, ma anche prima. Cioè, io che hobby fosse un surfista, l'ho capito a circa 6 settimane di vita. Una delle prime volte in cui ho fatto una sorta di test, io ho guardato una mia amica e ho detto: questo fa il cazzo che vuole lui, e l'ho presa. Cioè, così era e così è rimasto. Mi piace perché lo volevo un po', non così tanto, devo dire. Oddio, ogni tanto quando gli chiedo di lavorare, è morto il cellulare di Instagram. Ogni tanto quando gli chiedo di lavorare per me, Obi mi guarda, come dire, ho capito. Ottima richiesta, gran bella domanda, e non si muove e ti guarda come dire: sì, ok. Proprio al che io dico: vabbè, questa è la differenza fra i kelpie e i malinois. I malinois basta dire e fanno, i kelpie ti guardano e se hanno voglia, allora. Se avete visto il film Red, ecco, Obi è così, Red. Lui il fa quando c'è voglia e lavora splendidamente. Se non c'ha voglia, saluta Massorrota. Anche il mio fa così. Ormai nel quartiere non mi si avvicina più nessuno, bastano occhiatacce e capelli verdi, brava. Tra l'altro io fra un po' inizio con i colori. Continuerò a tagliare, tra l'altro, grazie per i complimenti che mi avete fatto per il taglio di capelli, ma tornerò ad averli molto, 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 molto più corti e poi inizio con i colori. Pensavo di partire dal rosso semaforo, o magari verde, blu, viola, vabbè. Ho insegnato a Kuma il comando su per saltare su cose alte e fargli foto carine. Ieri in un negozio gli ha fatto due feste e ha detto: su, per far appoggiare le zampe alla cassa, sarà saltato sulla cassa. Eh sì, è saltato sulla cassa per fare la festa, ci sta. Attenzione con certi comandi. Quando io insegno il comando di salto, faccio in modo di chiarire al cane che esiste un salto che è sempre vietato, ovvero quello che in agility si chiama muro, il salto oltre il quale il cane non vede. Perché non voglio che il cane faccia quel tipo di salto senza un certo tipo di lavoro prima, che è banalmente capire cosa c'è dietro quella roba, perché alcuni cani, soprattutto da lavoro, un po' troppo su con i nervi, quindi con la reattività, potrebbero saltare fuori dalla finestra. Non è un incidente così raro. E se la finestra non è al primo piano, vi assicuro, non è una roba bella. Quindi attenzione alle cose che insegnate e come le insegnate. Si può insegnare il muro, ma dovete mettere un contesto di
competenza, cioè il cane deve capire la differenza fra un vero muro, quindi dove io dietro riesco a vedere da solo, e un muro cieco, dove non lo vedo e se salto chissà cosa c'è. Non è un incidente così raro, quindi occhio. Uno Shih Tzu di 6 anni può imparare? Certo. Con Obi seguo la barf? No. Ho fatto barf per molti anni, richiede un lavoro infinito, perché anche quelli che ti dicono: ah no, fai la ciotola così, il 10% di verdure, poi la trippa, poi toccano tutti gli integratori. No, non faccio barf. Ma mangia comunque carne, spesso cruda quando posso. Maiale e pollo, una scottata gliela do sempre, anche se il pollo comunque viene sempre abbattuto da me, però. Potresti rispiegare il libro di prima? Allora, si chiama Cino Viaggio, l'ho scritto io, Sara Tagliati, lo trovate online, su tutte le librerie online, non c'è nelle librerie fisiche. Pensavo di andare a proporlo in qualche libreria, io sono di Varese, a Varese, magari per organizzare anche una giornata di presentazione. Non ho il tempo di farlo adesso, non ha senso farlo alla fine delle ferie, quindi magari per la prossima edizione, per il prossimo anno, se riesco a riaggiornarlo. E comunque lo trovate online, è un manuale di viaggio per voi e i vostri cani. Ma il cane libero al 100% che ha amore, cibo e acqua, per quale ragione può allontanarsi? Curiosità, perché c'ho voglia di andare? Perché è sereno e sa di tornare indietro e trovarti? Cioè non vedo per quale ragione un cane debba essere incollato a noi. Quando io vedo quei cani che sciolti non si staccano dai proprietari, no buono, no buono. Che cazzo andate a mettere le mani? Sì, quindi sono rimasta molto indietro con i commenti. Chiedo scusa, sì, sono bloccati. Una volta non si bloccavano i commenti su Instagram, si bloccavano solo su TikTok. Sì. Cioè, Obi è un surfista. Ieri sono stata in piscina. Non faceva caldissimo, lui non ama l'acqua, è un gran nuotatore ma non ama l'acqua. Quando vuole nuotare fa delle robe meravigliose, anche i cambi di velocità, lo metto in difficoltà anche nelle curve strette, non perde mai l'asse di galleggiamento e sto maledetto riesce anche a non usare il posteriore senza perdere l'asse di galleggiamento, il che significa che ha una consapevolezza di galleggiabilità perfetta, è molto 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 competente, però lo fa se c'ha voglia, e c'ha voglia di solito quando ci sono 112 milioni di gradi, altrimenti lui in acqua mi guarda e dice: no, io ti guardo qui dalla pedana, sta sempre vicino, non si allontana quasi mai, mi tiene d'occhio. Se faccio finta di affogare, ho provato, posso morire. Cioè, penso che ritenga o che non merito di essere salvata o che nuoto abbastanza bene per potermi salvare da sola. Sta di fatto che non si è mai lanciato, la Malin si lanciava, lui no, cioè, ma proprio mi guarda come dire: hai dei problemi seri. Se lui non vuole lavorare, non lavora. Ho un husky, ho visto un husky volare giù dal terzo piano. Sì, e ho degli colleghi. Tanti anni fa, io ho smesso di fare agility nel 2004, che prima di quella data ho assistito a degli errori di questo tipo di valutazione, anche solo dati dal fatto di il cane in cucina, il proprietario arriva con la macchina in cortile, sta facendo manovra, il cane lo sente, la finestra aperta, il cane fa agility, era abituato a fare salti della qualunque. Ed è partito giù. Il problema è che la cucina era magari al terzo, quarto, quinto piano. Sì, non è un errore improbabile. E la cosa che più fa male è che gliel'abbiamo insegnato noi. Quando insegnate una cosa, cercate di valutare sempre i pro, i contro, e fate conto che i cani comunque non sono dei pazzi scatenati, però li dovete mettere in condizioni di avere tutte le informazioni a loro disposizione. Quindi, quando si insegna un salto di tipo cieco, la prima cosa che si fa è fargli vedere cosa c'è dall'altra parte, poi si lavora il salto. Non potete mai dimenticarvi questo step, mai, cioè è pericoloso. Ho una cucciola mix pitbull e mordabaia, aspirapolvere, mocio veleda,
Mordendoli come mai? Perché è una cucciola. Se vai sul mio canale YouTube, Istruzione Cinofila, credo nella playlist Obi Kan Kenobi, non sono sicurissimo, forse è nella playlist video che vi consiglio di andare a guardare, vedrai un Obi grande così, 2 mesi e 17 giorni, e io pulisco il pavimento con la scopa. E lui è lì che mi guarda e non si muove. Non è gratis. È frutto di lavoro, però bisogna insegnarglielo. Io gliel'ho insegnato a stare tranquilla. Se vuoi, questa è una cosa che posso cercare di esserti di aiuto anche online, perché in parte educazione, in parte addestramento. Sarebbe più facile in presenza, però queste sono le cose che voi dovreste sapere prima di avere il cane a casa con voi. Secondo la tua esperienza, i Cavalier King sono bravi nuotatori? Non veramente. Vorrei provare a portare al mare ovviamente presto mattina per non fare patire il caldo. Allora, i cavalier che ho lavorato io non amavano l'acqua, ma non perché non amassero l'acqua, perché gli dava veramente fastidio il contatto con le orecchie all'acqua. Con un paio di questi abbiamo risolto con la classica cuffia, quella che si usa anche per i cocker, e altri due proprio cuffia, non cuffia, cioè proprio zero, mi dà fastidio, non gli piaceva. Poi va da individuo a individuo, conosco un sacco di Labrador che detestano l'acqua e conosco un sacco di Bassotti che tendenzialmente non dovrebbero essere dei grandi nuotatori che adoravano l'acqua, cioè proprio dei salmoni. Quindi l'unica è fare la prova, cammina in acqua, non partite sul presupposto che nuotino, non è detto che lo sappiano fare. Gli Shiba sono bravi nuotatori? Dipende. Ci sono Shiba molto bravi e ci sono Shiba che ti guardano e ti dicono: io bagnare il mio pelo perfetto? No. Però questo capita in tutte, tutte, tutte le razze. Non credete che vi dice: ah, questa è una razza da acqua. Sono cani, non sono pesci. Funziona così. E anzi, quando lo sento dire mi viene molto da ridere. 15 agosto e fuochi d'artificio, come comportarsi controllando dove fanno i fuochi e andando da un'altra parte, il più lontano possibile. Il problema è che in Italia il 15 di agosto i fuochi li fanno un po' dappertutto. La mia fortuna è che Obi non è reattivo ai suoni, però Capodanno è il peggio del peggio. E 15 d'agosto il consiglio che non fa un danno è prendi e vieni via. Il mio pastore australiano di 4 mesi è molto socievole, solo una fase, un'indole così, può essere una fase, può essere la sua indole, può essere che dopo una brutta esperienza cambi. Lo sviluppo di un cane, anche proprio a livello comportamentale, non si chiude mai. È difficile che una brutta esperienza su un adulto faccia un danno. Facile che un'esperienza non buona su un cucciolo modifichi le cose. Ah, io mi avvicinavo sereno a tutti, quello mi ha staccato il naso, io vado in anticipazione, glielo stacco per primo io. Perché io sono molto restia a consigliarvi di andare nell'area cani, perché non avete sotto controllo chi cacchio vedete lì, né di persone né di cani, perché spesso sono le persone quelle che creano dei problemi, soprattutto quelli che amano i cani. Ah, ma io ho sempre avuto cani, ah, ma i cani mi amano e fanno delle robe che, cioè, io quelli li abbatto, cioè proprio veramente. Quindi attenzione a cosa fate, perché più è piccolo il cane, più pagate un errore o una brutta esperienza quando sono piccoli. Alcuni individui hanno risorse per venire fuori da un trauma, altri no. E la pagate, ma nel lungo periodo, eh. Merlino attacca la sirena di emergenza se qualcuno entra in acque profonde. Oh, perché ritiene che dovete uscire, ha ragione. Cucciola ipersensibile, si emoziona e fa la pipì. Ogni persona che viene in casa. Come fare? Se è una cucciola, non sottolineate la cosa, cercate di restare il più calmi possibile e quando entrate non ignoratela, perché lo trovo un'indicazione molto brutta. Salutatela con calma, molta calma, rallentate il modo che avete di parlare, andate monotono e con questo tono che vi farei addormentare tutti in 2 secondi, se continuassi così tutta la live a parlare con questo tono, qua non mi sono fatta un cannone, ragazzi, però con un tono molto tranquillo, cadenzato e letteralmente monotono.
potete interagire con lei. Farà la pipì ancora per un po' perché letteralmente non riescono a contenersi, ma meno lo sottolineate, sia con puliamo subito dopo, oh mio Dio, no, che fa la pipì! Ecco, quello anche no. Però è una questione anche proprio di età, datele un attimo. Ho ancora qualche minuto, ragazzi, poi devo staccare. Quando il cane sta tanto in piscina, può dare problemi alle orecchie? Assolutamente sì. Se entra tanta acqua, magari è una domanda sciocca, ma non so. No, dà molti problemi alle orecchie. Non tanto l'acqua della piscina, che si spera sia sufficientemente clorata per non contenere il vibrione del colera, anche se ho visto acque di piscine che voi umani, cioè piuttosto mi butto in uno stagno. Però no, attenti anche alle acque libere. Io quando sono in acque libere e ho un cane che si tuffa e fa il bagno con me, io poi una disinfettata al padiglione auricolare e un passaggio di cotone, non cotton fioc, cotone, lo faccio. Io uso personalmente i dischetti, quelli per struccarsi, li separo in due, metto il disinfettante consigliato dal veterinario, io no, non vi dirò che prodotti uso, neanche se mi pagate oro. Una goccina di qua, una goccina di là, il batuffolo lo appoggio, massaggio proprio sotto il padiglione auricolare e in questo modo, eccolo qua, qui sotto. Massaggio, adesso lui ha la testa molto dura, massaggio in questo modo, mi sposto, il cane si scrolla e il cotone che io ho appoggiato nelle orecchie viene sparato all'esterno. Questo mi raccoglie l'eccesso di detergente e tutte le varie schifezze che possono essere entrate con l'acqua. Se c'erano dei microrganismi che non andavano bene, io allontano il rischio di otiti. Se un cane ha già una sensibilità alle orecchie, il nuoto anche no. Non è vero che il nuoto non ha controindicazioni, eh? Il nuoto ha e come delle controindicazioni, e non solo per le orecchie, anche per gli occhi e per le articolazioni e per la schiena e per tutta un'altra serie di robe. Quindi andate da qualcuno che ha idea di quello che sta facendo. Il mio cane ha lo stesso comportamento di Obi quando non vuole lavorare. Come mi comporto? Come faccio io? La prendi con filosofia e accetti il fatto che il tuo cane è più saggio di te e la sua vita da cani è più bella della tua. Lui può permettersi di non lavorare e qualcuno lo mantiene. Io no. Se uno non vuole fare una roba, sì, lo puoi obbligare. Ci sono quegli istruttori che ti dicono: ah, non dargli da mangiare per una settimana, vedrai che lavora e grazie al cazzo. Li terrei io a dieta una settimana e poi vedrei quanti assegni in bianco riesco a farmi firmare. In realtà ce la farei anche in un quarto d'ora, perché noi istruttori siamo bravi sia con il rinforzo positivo che nell'applicare punizioni positive. Il fatto che io non usi certi metodi non significa che io non sia in grado di usare certi metodi, però se un cane ha ragion veduta e non cambia il mondo e non muore nessuno, non fa un determinato lavoro per voi, il mondo continuerà a girare. Io la vedo così. Yaki, quando vede la sorella di allevamento diventa matto. Giocano 24 ore tutto il giorno fino allo sfinimento. È normale? Sì, ma non mi piace. È difficile farli calmare e passare una giornata insieme tranquillamente. È per forza, perché non c'è equilibrio. Vi faccio quest'ultimo esempio. Se io in questo momento sono le 5 del pomeriggio, vado al bar qui accanto per bermi un caffè e trovo uno mezzo nudo con un boa di struzzo sul collo che balla su uno dei tavolini. Cioè, lo guardo e dico: sei bello carico per essere le 5 del pomeriggio. Lo stesso bar, la stessa persona, conciato nello stesso modo, ma sono le 2 di notte di Capodanno, ci sta. E io magari sono sul tavolo accanto con un altro boa di struzzo, ubriaca, persa, anch'io che ballo. Quindi c'è sempre un contesto. Il gioco va bene, ma ci devono essere delle pause e ci deve essere un on-off e soprattutto non si va avanti per un'ora o tutto il giorno senza mai smettere. Manca l'equilibrio, c'è qualcosa che non va. Quindi attenzione a cosa insegnate. La mia bulla appena vede l'acqua si tuffa dentro, che invidia. Obi appena vede l'acqua dice: che schifo. Cambia qualcosa dare da mangiare al cane una o due volte al giorno? Sì, grazie. Allora, dipende dal cane, dipende da cosa ti consiglia il veterinario, possibilmente esperto in nutrizione. Io preferisco tenere minimo due pasti. Per
per evitare di caricare troppo il cane, proprio a livello di stomaco, e per evitare di avere il cane che ha stomaco vuoto mi lavora tutto il giorno, cosa che fanno tantissimi istruttori e a me non piace. Non è questo che cambia il fatto che Obi possa lavorare per me, anche perché non ha, no, ha abbastanza interesse per il cibo, però preferisce lavorare per determinati tipi di gioco, come top nelle sue preferenze. Ragazzi, vi devo lasciare. Fra poco inizio con le sessioni online perché almeno quelle la pioggia non me le porta via. Spero di avervi dato qualche informazione buona. Tutte le mie live le carico sul canale YouTube Istruzione Cinofila. Mettete i vari like e i vari campanelli in modo che siate allertati quando mi trovo online. E se avete piacere a voler lavorare con me, i miei contatti li trovate sul sito www.istruzionecinofila.it. Compilate il modulo, prometto, arrivo a rispondervi. Durante la live ho visto che sono arrivati tre moduli. Entro le 9 di questa sera, prometto, arriva la mia risposta. A presto e alla prossima. Ciao ragazzi!